Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la Jumper D-Lite V2, radiocomando di fascia economica con modulo interno Express LRS. Se volete acquistarla trovate il link in descrizione. La D-Lite V2 è presente in due versioni, una col modulo interno Express LRS e una col modulo interno JP4-in-1. Io vi consiglio di scegliere assolutamente la versione Express LRS, in quanto quella col modulo multiprotocollo ormai è da considerarsi obsoletta, a meno che non abbiate vecchi riceventi FrSky o FlySky, evitate di prenderla. Ed infatti quella che vedrete in questa recensione è proprio quella col modulo interno Express LRS, che a mio parere è la più valida e interessante tra le due. Quindi vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo la radio, un'antenna lineare, un cavo USB tipo C, un portabatterie e l'alloggio per i moduli esterni. Non manca nel manuale di istruzioni ed un set di adesivi. Come notiamo nella radio ci sono questi avvisi, vediamo subito di cosa si tratta. Il primo avviso ci dice di non accendere la radio senza l'antenna, infatti senza l'antenna il modulo tende a riscaldarsi e se passa molto tempo si guasta in modo irreversibile. Ok, dopo aver inserito l'antenna posso passare al secondo avviso, che ci dice di prestare attenzione alla polarità della batteria. Questa radio infatti non ha un circuito di protezione e se inserite la batteria con la polarità invertita, la radio si brucerà all'istante. A proposito di batterie, la Jumper D-Lite necessita di una Lion 18650 e vi ricordo che il polo negativo è la parte piatta, mentre quello positivo è la parte a bottone. La batteria va presa a parte, come marche vi consiglio Samsung, Sony, LG o Panasonic. In descrizione vi lascio qualche link su dove acquistarle. Se dopo aver inserito la batteria notate che c'è del gioco all'interno, spostate leggermente questa linguetta verso l'alto. Una volta inserita la batteria non ci sarà più bisogno di toglierla, in quanto possiamo ricaricarla direttamente dalla radio tramite questa porta USB. Molto bene, dopo aver inserito antenne e batteria e rimosso gli avvisi, passiamo all'analisi della radio. La Jumper D-Lite V2 si presenta come una radio compatta stile joypad. Come possiamo vedere esteriormente è rimasta identica al modello V1 che ho recensito qualche tempo fa. Tuttavia sono state apportate alcune modifiche molto interessanti, che vanno a togliere qualche difetto che aveva la prima versione. Facciamo quindi una panoramica della radio per chi si fosse perso la recensione della V1. Nella parte superiore abbiamo una configurazione di pulsanti standard, comune a tutte le radio basate su OpenTX ed EGTX, il tasto per accedere al menu sistema, il tasto per accedere al menu modelli, enter, indietro, pagina su e pagina giù. Qui abbiamo i trim per gli stick ed il tasto accensione. Lo schermo è da 1.3 pollici con risoluzione 128x64 pixel, lo standard in questo tipo di radio. Nella parte posteriore abbiamo 4 interruttori a levetta, quelli di sotto a 2 posizioni, quelli di sopra a 3 posizioni. Anche in questa versione manca un interruttore momentaneo che sarebbe stato molto utile per il pre-arm. Sempre nella parte posteriore abbiamo un ingresso jack per il cavo trainer, lo slot per la micro SD ed una porta USB tipo C che, come abbiamo visto prima, può essere usata per ricaricare la batteria Lion ma anche per fare l'aggiornamento firmware della radio e del modulo interno. Per quanto riguarda la micro SD, questa volta ce ne viene fornita una da 512 MB. Non sono tantissimi, ma bastano per contenere tutti i file necessari alla radio, che in effetti occupano un totale di poche decine di MB. Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo 16 cm di larghezza e 12 cm di altezza. La profondità è di circa 5 cm. Vediamo ora le migliorie che ha portato Jumper su questa V2 della T-Lite. La cosa più importante a mio parere sono i nuovi gimbal, come quelli della V1 anche questi sono all sensor, ma questa volta si sente che c'è più consistenza nel movimento. I gimbal sono leggermente più duri rispetto alla V1, ma almeno adesso si ha un movimento uniforme su tutti gli assi. Un'altra miglioria è aver messo il connettore per la scheda moduli direttamente accessibile senza dover smontare la radio, cosa che bisognava fare nella V1. Prima di mettere la scheda però vi suggerisco di fare una stampa in TPU in modo ad agganciare la tracolla. Se vi serve vi lascio il link in descrizione per scaricare questa stampa 3D su Thingiverse.
Dopo aver sistemato la scheda possiamo usare qualsiasi modulo Lite presente in commercio, Crossfire, R9, Multiprotocollo, Express LRS, eccetera. Jumper ha rivisto il circuito di alimentazione interno e questa volta possiamo impostare la potenza dei moduli anche a 500 mW. Tuttavia, a mio parere, una potenza così alta non è necessaria. Infatti Crossfire ed Express LRS a 100 massimo 250 mW offrono una potenza sufficiente da garantire ottime prestazioni e il rischio failsafe praticamente nullo nella maggior parte dei casi. Le novità non riguardano solo la parte esterna, ma anche il software. Infatti questa radio ha EGTX come sistema operativo predefinito. Ultimamente le radio si stanno spostando da OpenTX a EGTX, che ha uno sviluppo più attivo, a differenza di OpenTX, che ultimamente procede a rilento. La versione installata è la 2.7.1, ovvero l'ultima disponibile. A questo punto passiamo al modulo interno Express LRS, tuttavia prima vediamo come aggiornarlo. L'aggiornamento si rende necessario in quanto dobbiamo caricare la nostra password per il bind a livello firmware. Infatti, dopo aver messo la stessa password sia sul modulo sia su tutte le riceventi da binare a questa radio, il bind avverrà in automatico l'accensione del modello senza dover fare nulla in particolare. Iniziamo quindi scaricando l'Express LRS Configurator, si trova su GitHub a questo indirizzo che vi lascio in descrizione. Per sistemi operativi Windows scaricate la versione .exe. Dopo aver installato il Configurator possiamo iniziare. Prima di tutto bisogna dire che il modulo interno di questa radio è compatibile solo con la versione 3 di Express LRS. Questo significa che se avete delle riceventi con firmware versione 2 dovete aggiornare pure quelle alla versione 3. Al momento abbiamo delle RC, ma la versione stabile dovrebbe essere rilasciata a breve, quindi clicchiamo qui per avere accesso alle RC. Qui sotto in Device Category scegliamo Jumper 2.4 GHz. In Device, Jumper IONT Lite 2400TX. Come metodo per il flash, EGTX Pass-Through. Le opzioni qua sotto possiamo lasciarle come sono, l'unica cosa da cambiare è appunto la password per il bind, che come ho detto deve essere la stessa sia nel modulo sia su tutte le riceventi che vorrete usare con questa radio. Per quanto riguarda la password scegliete qualcosa di facile da ricordare, in quanto si tratta semplicemente di un sistema per evitare di bindare la vostra radio al modello di qualcun altro. A questo punto siamo pronti per fare build and flash, ma prima spostiamoci di nuovo sulla radio. Per poter aggiornare dobbiamo collegare la radio al PC tramite cavo USB, la radio deve essere accesa. Come vedete, appena ho collegato il cavo sono apparse tre opzioni. Per aggiornare il modulo interno dovremo scegliere USB Serial VCP. Quindi premo Enter e ritorno sul configuratore. Ok, dopo aver scelto USB Serial sulla radio posso cliccare Build and Flash. Molto bene, l'aggiornamento è iniziato. Di solito ci vuole qualche minuto, io velocizzo un po' il video. A questo punto scolleghiamo il cavo USB, poi spegniamo e riaccendiamo la radio. Ora diamo uno sguardo alle opzioni del modulo, premiamo il tasto SIS, poi Express LRS. Per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento possiamo usare quelle standard che si hanno con i moduli a 2.4 GHz, quindi un refresh fino a 500 Hz. Comunque con questa versione numero 3 le specifiche dovrebbero essere anche superiori, tuttavia i 500 Hz garantiscono già una frequenza molto alta per la maggior parte delle persone. Quello che potrebbe interessare di più è la potenza del modulo interno, che arriva ad un massimo di 100 mW. Molti potrebbero pensare che siano pochi e non sufficienti a garantire un'esperienza di volo sicura, ma questo è un po' un errore comune perché il sistema Express LRS funziona egregiamente anche con questa potenza.
A mio parere 100 mW sono una scelta ideale, anche in considerazione del fatto che la radio alimentata da una singola 18650 e una potenza maggiore farebbe scaricare troppo velocemente la batteria. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali, e dare giudizi su un prodotto di fascia economica non è semplice, perché di sicuro spendendo qualcosina in più si trova sempre di meglio. Questa T-Lite V2 è indicata quindi per chi ha un budget basso ma vuole una radio al passo coi tempi e compatibile con le ultime tecnologie come Express LRS. Se potete prendere qualcosa tipo la Jumper T Pro, la Comando 8 o la Radio Master Zorro sarebbe meglio, ma se alla fine scegliete questa, tutto sommato è utilizzabile. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.